Il volto di Mosè era luminoso a tal punto che si doveva coprire con un velo. Il popolo di Israele, i figli di Dio, avevano timore di questo. Ma non è forse la stessa luce di Cristo che ha illuminato ogni uomo e che vuole illuminare anche la nostra vita? Quando noi stiamo alla presenza di un Dio santo, acquistiamo la sua luce che viene trasmessa su di noi dal suo amore. E tante volte questa luce è debole, proprio perché è debole la nostra consacrazione e la nostra santificazione. Dobbiamo trovare la forza, il coraggio, il tempo di poter vincere le battaglie spirituali ai piedi di Cristo e stare del tempo alla sua presenza, imparando proprio da Mosè, che si appartava per diverso tempo, rimanendo ad ascoltare la voce e le istruzioni del Signore, che ama, desidera e pretende che il suo popolo e i suoi figlioli siano santi, proprio come ribadisce tantissime volte nel Vecchio Testamento e riporta nel Nuovo: ricercate la santificazione, senza la quale nessuno vedrà Dio. Stando alla presenza del Signore, impariamo non solo a comprendere la sua volontà completa, perfetta, ricercandola, ascoltandola, ma riusciamo a far sì che il nostro amore per Lui cresca, perché rimanendo vicino alla fonte dell'amore, noi non possiamo fare altro che esserne impregnati. Tante volte, oppure prendiamo un caso specifico, come nella vita di Giona. Nonostante tutto, quando riviene vomitato dal pesce sulla terra asciutta, lui esegue l'ordine di Dio, ma lo fa per timore, non per amore. E questo lo comprendiamo perché quando Ninive ascolta la sua predicazione, lui rimane triste, indifferente, quasi con il broncio. Abbiamo necessità invece di servire questo Dio con amore, non con paura, perché Lui con amore ci è venuto a cercare. Lui vuole avere comunione con noi, vuole dare alla nostra vita un senso, vuole dare alla nostra vita la completezza. E pensando, mi viene in mente Giobbe, che nei suoi discorsi comprende e conosce l'onnipotenza di Dio, ma alla fine di tutta la sua prova ne realizzerà il suo amore completo ai suoi piedi anche oggi, per realizzare non solo quello che è, non solo quello che vuole da noi, ma il suo amore, in modo che cresca nel nostro cuore verso di Lui, verso le anime che si perdono, verso i nostri cari, e che questo amore sia come una luce forte, come lo era nel viso di Mosè, e che gli altri lo possano vedere, riconoscendo che noi siamo figli di Dio dall'amore che abbiamo gli uni per gli altri. Il Signore ci benedica.